Un momento di condivisione e di auguri per le feste natalizie presso la chiesa di Santa Rita a Crotone, in cui vi hanno preso parte tutti i comandi provinciali, insieme alla prefettura. A celebrare la cerimonia eucaristica, l'arcivescovo di Crotone, Santa Severina Angelo Raffaele Panzetta, insieme agli ordinari militari di Carabinieri e Finanza, e il cappellano della questura di Crotone, Don Ezio Limina. Ma un momento di vicinanza, di appartenenza di tutti coloro che operano in questa provincia e in tutta Italia per la salvaguardia e il benessere della comunità. Ognuno ha vario titolo, ognuno ha la sua specialità, però è una vicinanza al territorio la loro e, comandante, delle vostre famiglie che vi permettono di svolgere con serenità, egregiamente e con professionalità questo lavoro. Un momento di condivisione, ma anche di bilanci. Ieri sono stati 9 mesi che ho preso servizio a Crotone. La mia è una grande emozione. 9 mesi di impegno, di lavoro, problemi, difficoltà superate con la buona volontà di tutti. Ma questo territorio, l'ho sempre detto e lo voglio ripetere, io l'ho scoperto, lo conoscevo per le vacanze, ma adesso l'ho scoperto per la cultura che questo territorio trasuda, che tutti dimenticano che questo ha una tradizione dei secoli di personaggi e persone importanti, di persone per bene, di persone illustri. Il mio oggi è un bilancio positivo. In questo momento storico l'afflusso dei migranti non è cessato, però continua, ma ci dà la possibilità di accoglienza idonea e adeguata. Sicuramente dovremo fare qualcosa perché questa accoglienza diventi più strutturata, più quotidiana, più accettabile e più anche di inclusione. Sì, è un momento bello e importante, bello perché quando si è insieme tutte le forze dell'ordine che garantiscono nella città e nella provincia la nostra sicurezza, il bene comune, ci si rafforza reciprocamente. Importante perché nel tran tram della vita abbiamo bisogno di momenti di sosta per prepararci debitamente al Natale. La città si sta tutta preparando, nei paesi, anche ovunque ci sono segni natalizi, però effettivamente il luogo in cui il Natale va preparato è il cuore. E quindi un momento come questo, la preghiera, l'Eucaristia insieme, sono un tempo per preparare il presepe spirituale, che è quello più importante per accogliere il Signore nella nostra vita, permettere a Lui di cambiarci anche, perché quando il Signore arriva nella nostra vita non è che ci lascia uguali, ci cambia in meglio, offre energie nuove, discernimento, luce, per tornare alla nostra vita di ogni giorno, ai nostri impegni, con il cuore rinnovato. Sì, sono famiglie che fanno sacrifici importanti, perché quando si è lontano, quando non si possono seguire direttamente i figli, è sempre motivo di disagio personale, però io vedo che si tratta di persone che fanno nella convinzione di fare un servizio sociale, un servizio importante per il bene comune, quindi è anche un'occasione per pregare per le loro famiglie, per esprimere la gratitudine che noi abbiamo per il servizio di qualità a livello professionale, di dedizione che loro compiono per ciascuno di noi. Carissimi fratelli e sorelle, saluto tutti.